Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Buon inizio anno con Federcontribuenti, immancabile presenza per aggiornarci sulle tante problematiche e possibili soluzioni. Questo è importantissimo. Quindi, Presidente nazionale Marco Paccagnella, rieccolo insieme, grazie. Buongiorno a E ben tutti. ritornata anche Elisabetta Mattiello, che è l'amministratrice delegata, possiamo dire amministratrice, di B&B Insurance Broker. Buongiorno. Settore sanità, e quindi dedicheremo anche un capitolo. È il titolo della nostra trasmissione, ma non è il tema esclusivo che andiamo a trattare. Il primo, il più pernicioso, quello che fa venire l'anima nera a tantissimi automobilisti che transitano nei vari tratti di diciamo, strade provinciali che ci sono sul nostro territorio, perché di autovelox piantati così a sorpresa ne troviamo purtroppo un po' ovunque e non sempre motivati, ma in modo particolare la nuova sorpresina che esiste da un mese, 2 mesi, adesso un po' di tempo, lungo la tangenziale, diciamo così, padovana a 70 km orari. Improvvisamente, comune comunque di Albignasego rientra in una competenza che ha falciato le economie di tantissimi, purtroppo, automobilisti e continua a farlo senza un ragionevole motivo, insomma. Diciamo che Cosa succede? Spieghiamolo bene anche a chi ci ascolta dal Trentino, che ci abbiamo anche i nostri telespettatori esatto, trentini. partiamo da questa di Albignasego, che poi abbiamo ricevuto segnalazioni che l'uso, il malcostume comunque è molto diffuso, anche in molte altre, Quindi non perché è Albignaso, è la tangenziale che rientra nel comune, per cui è un tratto è un di tratto della strada. tangenziale che tocca, Esatto. che passa per il comune di Albignasego, perciò è competenza del comune di Albignasego, ma proprio in prossimità al confine con Padova, tanto per creare anche un po' di confusione E qualche viene volta. percorsa da chiunque deve Ma recarsi sì, da è una una parte strada all'altra. molto sicura, loro parlano di svincolo, gli addetti ai lavori del comune, però gli svincoli ci sono un po' dappertutto e c'è vige i 90 come limitazione in velocità. Che Non già è vedo. abbastanza controllato, insomma, Beh, 90. 90 comunque diciamo che comunque è una buona velocità, perché una volta c'erano i 110, è stata ridotta perché c'erano comunque rapporti di incidenza molto alti su fatti comunque di tamponamenti e di altro tipo, ed è stata ridotta ai 90. Il 90 è ragionevole, ma però su un pezzo da 100 km all'ora, che è la velocità della bretella d'uscita di Padova Sud dall'autostrada, riduzione a 70 per 300-400 metri, autovelox, e poi si ritorna ai 90, sa molto comunque di imbroglio questo, perché questo Assolutamente. è ovvio che per fare cassa, perché non è possibile fare una cosa di questo tipo mettendo a rischio e a repentaglio anche la sicurezza degli utenti, che è quello che frena, perché se ne accorge all'ultimo momento, l'altro debba schivarlo in tutte le maniere, e comunque se succederà, comunque imputeremo la responsabilità all'amministrazione Anche perché quando comunale. c'è traffico, lo fai anche a 50 all'ora, 40 all'ora, quando non c'è traffico è veramente un'inchiodata che devi dare perché non è ragionevole e Purtroppo comprensibile. sì. Sono tanti coloro che si sono rivolti. Cosa può fare l'automobilista che si trova con la multa? Allora, Piacevole intanto sorpresa. noi stiamo adesso spulciando anche tutte le delibere comunali, perché noi l'avevamo già fatto, se vi ricordate, con la segnalazione alla Corte dei Conti del Comune di Padova nel 2014, poi è uscito quello che si sa, insomma, c'è anche un rinvio a giudizio, mi pare, da parte comunque dei responsabili. E stiamo valutando anche qua se si può raffigurare la stessa situazione. Se è tutto regolare, chi ha concesso la limitazione di velocità, perché non è il comune, cioè Regione, Veneto Strade e quant'altro che hanno competenza, vedere se è stato fatto con regolarità e poi predisporre i ricorsi. Noi i ricorsi qualcuno l'abbiamo già fatto e abbiamo due giudici di pace, uno li ha accolti e ha annullato la multa, cioè l'altro giudice di pace invece ha respinto il ricorso dicendo che comunque la limitazione è valida e si deve pagare. Vabbè, la giurisprudenza, adesso non so quale sia quella buona, però noi peroreremo questa causa fino alla fine, nel senso che non è possibile che vengano comunque fatte queste norme che sono punitive, non educative, perché hanno parlato di educativo qua non c'è nulla, qua solo punitivo per fare cassa. L'amministrazione comunale è stata interpellata a qualcuno di competenze nel settore per capire Dell'amministrazione comunale so l'incidentalità, che dei nostri qualche. uffici hanno preso contatto, mi pare, con il comandante dei vigili di Albignasego, che ha detto: ma sì, dai, vediamo. C'è stata, mi sembra, un minimo di apertura, vedremo se continuerà, perché abbiamo persone che hanno preso 15, 20, cioè, ci sono persone che lavorano, hanno uno stipendio,
hanno difficoltà con quello stipendio di arrivare a fine mese, e in più gli si mettono anche 3, 4, 5 multe al mese da 40 a 150 euro da pagare, cioè, capiamo, insomma, bisogna essere più seri su queste cose e anche avere buon senso, non si può spremere la gente in questa maniera. Per fortuna molti si erano già rivolti a noi già prima di questa situazione, avevano sottoscritto la polizza tutela legale e oltretutto loro il ricorso lo faranno gratuitamente, non pagheranno nulla. Ah, quindi questo è importante, qua stiamo vedendo appunto delle immagini del tratto di tangenziale dove ci sono questi limiti incredibili, ecco qua, 70 km orari, posso immaginare un tratto del genere, soprattutto quando è libera, diventa difficilissimo percorrere a 70 km addirittura. Poi spesso volentieri c'è anche il traffico, perciò vai via 50 all'ora, non vedo. Quando è libera, un pezzo di strada quasi ai 70 all'ora è come essere in mezzo al deserto, cioè... È molto assurdo. Assolutamente. E per quanto riguarda le persone appunto che volessero fare ricorso, voi avete i vostri legali, eccetera, c'è stato già, consigliate, non lo consigliate, che tipo di, e queste un po' sono le mail che ci sono arrivate relativamente anche ai servizi giornalistici che sono stati fatti dal nostro, nostra redazione del TG su questo argomento, e quindi chiedevano consigli al riguardo. Cosa converrebbe fare per non rischiare, perché tante volte poi magari l'amministrazione ricorre a sua volta. E dopo succede quel che succede, che si pagano anche gli arretrati. Esatto. C'è anche una norma dove se vengono emesse tre multe, tre contravvenzioni tutte assieme, tutte le altre dovrebbero essere annullate, però dovrebbero arrivare tutte assieme mentre le stanno mandando scaglionate proprio per non incorrere il fatto di dover annullare le altre. Sono tutte furberie che poi vedremo. Stiamo adesso valutando uno dei nostri legali, e a breve diremo anche chi sarà, che seguirà comunque una class action sia mediatica, e poi vedremo se potremo portarla comunque anche in procura, perché comunque è paradossale la situazione. Ripeto, ci sarà, noi come associazione non vogliamo nulla, l'unica cosa è che ci sono dei costi da sostenere per i ricorsi. E beh, come ha spiegato più volte il vostro avvocato, ovvio, ci sono delle spese, ripeto, fisse. Ripeto, ecco, sì, non faremo fare questa operazione all'avvocato Zanetti, perché poveraccio l'abbiamo già spremuto abbastanza su altre situazioni ed è molto sotto pressione, comunque abbiamo comunque altri professionisti molto validi. Ripeto, quindi aspettare prima di pagare? Sostanzialmente, perché poi ci sono i tempi entro i quali non paghi un quid in più, eccetera, che cosa fare? Attenzione, se prima che non c'è un pronunciamento da parte del giudice di pace che dice che accoglie il ricorso, è dovuta, perciò prima pagare e poi il ricorso lo si può fare lo stesso, dopo con i tempi biblici delle amministrazioni comunque ce li restituiranno. Il consiglio è, però attenzione, perché poi si va in contenzioso e comunque lievitano i costi, lievitano le spese. Quindi purtroppo intanto bisogna pagarsela. Sì, c'è questa morsa burocratica in Italia creata ad hoc, dove a volte ti dicono hai preso una multa da 30 euro, per fare il ricorso te ne costano 50, certo, vabbè, allora la pago. Però per fortuna, ripeto, già moltissimi li abbiamo comunque muniti di polizza di tutela legale, e anche se una multa di 30 euro e me ne costa 50 non paga nulla e può fare il ricorso in ogni caso. Che comunque come funziona non mi addentro, perché comunque il tecnico. No, infatti. Ecco, esatto, il discorso appunto della copertura assicurativa tutela legale. Vogliamo riprenderlo, perché questo adesso a memoria, durante appunto il periodo delle vacanze, tra virgolette, festività natalizie, ci sono arrivate tante mail, alcune di osservazioni a cose che si erano dette in trasmissione, che sono andate anche in replica. Però io ricordo questo, che molti erano interessati dal punto di vista di che tipo di tutela legale viene dato con questa assicurazione. Ripeto, questa è una parte molto tecnica che preferisco comunque farlo fare. Comunque esiste, può farla direttamente la presa. Allora, scusate, solo una piccola precisazione, perché ho sentito un sacco di sciocchezze. Noi ci danno una polizza tutela legale a un costo, e allo stesso costo noi la diamo, che non facciamo, certo, commercio su polizze o cose. Sì, hanno fatto benissimo a precisare questo, che così anticipa altre domande. È solo che siamo riusciti ad avere una convenzione di una polizza che costa 150 euro, riusciamo ad averla a 37, con vari altri servizi compresi. Non è male. Sì, infatti la polizza va spiegato bene. Allora, la convenzione è stata fatta per Federcontribuenti e per gli associati Federcontribuenti. Federcontribuenti in questo momento propone ai propri associati, ma la mediazione della polizza è di B&B Insurance Broker, quindi non c'è una vendita da parte di Federcontribuenti. La polizza è una polizza per la famiglia,
ha un che copre tutte quelle che sono le vertenze che oggi si potrebbe trovare a dover affrontare una famiglia. Quindi la libera scelta di un avvocato e le coperte, tutte le spese per tutelarsi tramite questo avvocato, oltre alle spese accessorie che potrebbero essere la nomina di un perito di parte, devo nominare un perito, ad esempio mi vengono fatti dei lavori in casa, caso che peraltro stiamo trattando, questi lavori non sono eseguiti a regola d'arte, io posso scegliere di un perito che fa una perizia e viene pagato dalla polizza. Se il perito riscontra che c'è un danno effettivo, i lavori non sono stati eseguiti in maniera regolare, io posso aprire un sinistro e quindi affidarmi ad un legale che aprirà un tentativo di conciliazione o una causa vera e propria. Sono coperte anche tutte quelle che sono gli oneri accessori per l'iscrizione ad esempio della causa, perché non dimentichiamoci che oltre a quella che è la parcella di un legale ci sono tutti gli oneri accessori per il deposito della pratica che oggi sono pagati da questo tipo di polizza. La polizza copre tutta la famiglia, quindi tutto il nucleo in base allo stato di famiglia, copre anche tutte quelle vertenze che sono legate alla circolazione dei mezzi presenti nella famiglia, per cui dal sinistro RC auto, quindi tampono una persona, io sono tamponato, devo fare una vertenza, la polizza copre questo tipo di vertenza come le sanzioni dovute alla circolazione, nel caso specifico il ricorso a seguito di una multa che mi arriva. La polizza prevede questo tipo di copertura. Beh, questo è interessante. Sì, anche perché la copertura è stata fatta con Primaria Compagnia Italiana ad un costo logicamente più che contenuto. Calmierato. Sì, stiamo parlando di 37 euro all'anno ed è una copertura che oggi sul mercato, come giustamente diceva il Presidente, si aggira sui 150 euro. La forza di ottenere un costo così contenuto è dovuta sicuramente a Federcontribuenti, perché il cappello della convenzione è proprio Federcontribuenti. Io non posso oggi dare questo tipo di copertura a un mio cliente se non è un associato Federcontribuenti. Questo è rinnovabile per quanto tempo? Per un anno. Per un anno, quindi l'anno successivo però il premio va a dire. L'anno successivo si rivaluterà la possibilità di rifare la convenzione. Ho capito, quindi bisogna un attimo valutare questo aspetto. Sì, però intanto per un anno. Tanto per un anno non la copertura ce l'ha, sì. Quindi non è. Era un nostro crucio quello di poter fornire, poter dare la possibilità ai nostri associati questo tipo di copertura, perché abbiamo visto che molta gente ha delle controversie, ha dei diritti da poter comunque chiedere sotto l'aspetto legale e rinunciano perché è troppo oneroso l'accesso alla giustizia, e perciò a questo punto gli abbiamo detto 3,08 euro al mese per una copertura così importante, perché copre fino a 30.000 euro di spese, perciò insomma parliamo anche di cifre importanti, non rinunciate al diritto della giustizia. Assolutamente. Allora, riprendiamo questi temi, poi parleremo anche naturalmente di sanità, però dopo l'intervallo con i nostri clienti, quindi la pubblicità.